clima nel quale ci siamo formati negli anni, a metà degli anni 60, escludeva completamente il problema del consumo, cioè si concentrava tutta l'energia sulla produzione, produzione di serie, razionale, funzionale, tecnologica, eccetera, ma senza capire che esisteva poi un mercato che era poi la motivazione per cui la produzione funzionava. Quindi siamo passati, senza che la cultura del progetto se ne rendesse conto, da una civiltà, come dire, progettuale, architettonica, razionalista, a una civiltà merceologica, cioè in cui il mondo funziona perché c'è un mercato che trasforma tutto questo in energia, economia, comunicazione, eccetera. Diciamo che i primi gruppi radical, come gli Archizum, il Superstudio, gli UFO, eccetera, hanno colto questa nuova centralità, anche perché negli stessi anni nasceva e veniva presentata per la prima volta in Italia la pop art, che corrisponde a questa scoperta della potenza espressiva del mercato, della merce. Diciamo che la tradizione dell'accademia universitaria nel quale ci siamo mossi fino a metà degli anni 60 era quella della centralità dell'architettura, cioè la qualità dell'ambiente urbano veniva interpretata come il motore delle qualità umane, storiche, eccetera, nell'architettura. Cioè la città era vista come un quacervo di strutture radicate a terra, immobili, non trasformabili, eccetera. Da quel momento in poi, diciamo, dalla nostra posizione teorica, è emerso invece la grande importanza di altre qualità che ci sono dentro alla città, la cui forma è del tutto, come dire, superflua. Tanto che non Stop City è la prima ipotesi di una città infinita che corrisponde poi alle dimensioni del mercato, non del territorio. Mentre l'interno, la qualità di una città, per esempio anche di Milano, la qualità di Milano è costituita dai suoi interni, dalle sue scale, dai suoi cortili, cioè da tutto un mondo interno che è fondamentale per definire quello che è uno spazio qualitativo che poi può essere continuamente trasformato. Questo per esempio adesso uno studio, un laboratorio di design, mentre prima era un laboratorio di odontotecnica, però basta cambiare arredamento e cambia completamente la funzione, cioè l'interno aggiorna continuamente i ritardi funzionali della città perché permette di aggiornare continuamente la città a funzioni non previste.
Poi la qualità di una strada, la qualità di un territorio urbano è costituita dalla qualità delle vetrine. Per esempio, Via Monte Napoleone è famosa nel mondo per le sue vetrine, perché nessuno guarda mai l'architettura, per le sue vetrine, per la qualità delle persone, che è fondamentale, la qualità, non solo l'eleganza, ma la qualità umana delle persone è fondamentale in un territorio urbano. Quindi l'interno è diventato il vero motore funzionale della città e che gli dà anche questa grande flessibilità che la città non ha, storicamente non ha. Il dibattito che si sviluppò, diciamo, una volta che il movimento radical raggiunse la sua maturità, si trasferì in gran parte da Firenze a Milano, eccetera, si sviluppò un dibattito molto interessante che riguardava la progressiva scomparsa degli standard, cioè del mercato di massa, dei prodotti che vanno bene a tutti, anche se magari non piacciono, però c'è l'idea di una omologazione attraverso la produzione industriale. Mentre cominciava durante gli anni 70 fino all'inizio degli 80, cominciavano a formarsi i cosiddetti mercati di tendenza, cioè piccoli mercati specializzati. Quindi c'era un frazionamento di questa massa ipotetica di omologazione industriale. E in questo contesto, dove gli oggetti dovevano perdevano la loro centralità nella funzione, nella riproducibilità industriale, cominciava a presentarsi il problema di come un oggetto di arredamento era capace di esprimere nuova energia di comunicazione attraverso altre qualità, il colore, la decorazione, le funzioni non previste, eccetera. Da questo è nato i due laboratori fondamentali, che sono stati Alchimia, prima, e poi, giustamente, come tutti i movimenti d'avanguardia, è fallita, e poi Memphis, cioè che erano proprio i due primi laboratori di questa nuova società mercantile tutta basata su micromercati addirittura individuali. Quindi si lavorava attraverso prototipi, niente serie, quindi oggetti per collezionisti, per musei, eccetera, ignorando completamente gli statuti del Bauhaus, della scuola di Ulm, di tutto questo vecchio apparato che poi si era dimostrato, tra l'altro, un apparato molto indifferente alla storia che ha attraversato, cioè dal Bauhaus fino agli anni 60, il design, ma anche l'architettura è passata attraverso due guerre mondiali, attraverso lo sterminio di massa, attraverso tragedie umane, senza che nel suo codice sia rintracciabile un minimo
uno segno di partecipazione emotiva a queste tre grandi tragedie antropologiche, umane. Quindi era un sistema molto freddo, molto immobile, che contemplava se stesso. Quindi era il momento anche di creare questa nuova espressività.